Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video dedicato alla soluzione di uno degli esercizi che mi avete inviato per posta. Allora, questo esercizio ci è stato proposto da Chiara e riguarda gli equilibri chimici. In particolare ci viene detto che, ci viene richiesto a quale pressione il SO2-Cl2 è decomposto al 15% alla temperatura di 303,2 Kelvin, sapendo che la costante di equilibrio, la Kp, vale 2,9 per 10 alla meno 2 e che la reazione è quella di SO2-Cl2 che diventa SO2 più Cl2. Allora, iniziamo scrivendoci la nostra reazione. Quindi SO2-Cl2 equilibrio diventa SO2 più Cl2. Abbiamo detto che la Kp vale 2,9 per 10 alla meno 2. Ok, ci chiede la pressione alla quale è decomposto al 15%, quindi in pratica sappiamo che il grado di dissociazione vale 0,15. Allora, prima cosa abbiamo nella nostra situazione iniziale? Allora, all'inizio abbiamo n moli di SO2-Cl2. Non sappiamo quanto ce n'è perché non ci viene detto, quindi io rimetto n. Mentre SO2 e Cl2 all'inizio sono 0. Poi, alla fine, cosa abbiamo? Le moli di SO2 e Cl2 sono diminuite. Di quanto sono diminuite? Sono diminuite di alfa. Infatti alfa, che cos'è? Sono le moli dissociate diviso le moli iniziali, no? Quindi posso dire che le moli dissociate, cioè quelle che hanno reagito, sono alfa per le moli iniziali. Questa è una relazione molto importante che va ricordata. Moli dissociate, alfa per moli iniziali. Quindi, hanno reagito meno alfa n. E quante se ne sono formate? Alfa n e alfa n, ovviamente, no? Quindi posso scrivere che alla fine avrò n che moltiplica 1 meno alfa e qui avrò alfa n e alfa n. Posso quindi scrivermi che le moli totali, n tot, sono semplicemente date da n per 1 meno alfa, alfa vale 0,15, quindi questo diventa 0,85n. Questo è 0,15n e questo è 0,15n. Quindi otteniamo n per 0,85 più 0,15 più 0,15 che fa 1,15n. Questo è sempre per n, 0,15n, 0,15n, fa 1,15n. Quindi 1,15 sono le moli totali. Quindi posso dire che la frazione molare di SO2-Cl2 all'equilibrio è semplicemente 0,85n diviso 1,15n. nn va via e ricaviamo che la frazione molare di SO2-Cl2 vale 0,74. Allo stesso modo ricavo che la frazione molare di SO2, che ovviamente è uguale alla frazione molare di Cl2, è pari semplicemente a 0,15n, quindi 0,15n diviso 1,15n, nn va via anche qui, e quello che otteniamo alla fine è 0,13. Quindi abbiamo ricavato in pratica che la frazione molare di SO2-Cl2 all'equilibrio vale 0,74 e che la frazione molare di SO2-Cl2 vale 0,13. A questo punto cosa posso fare? Ci viene chiesta la Kp, o le frazioni molari, quindi mi basta ricordare che K, diciamo che quindi pressione di SO2-Cl2 è uguale alla pressione totale per 0,74. Allo stesso modo pressione di SO2 è uguale alla pressione di Cl2 ed è uguale a 0,13. A 0,13 per la pressione totale. Quindi posso dire che Kp, che sarebbe P di SO2 per P di Cl2 diviso P di SO2
Cl2 è uguale a 0,13 per la pressione totale diviso 0,74 per la pressione totale, e quindi ci rimane 0,13 al quadrato diviso 0,74 per la pressione totale. Quindi poi da qui possiamo ricavarci direttamente la pressione totale facendo la formula inversa. Ora qua purtroppo mi sono dimenticato di farlo. Comunque è un calcolo semplicissimo, basta ricavare a questo punto la pressione totale. Quindi abbiamo semplicemente K, quindi P tot, pressione totale, diventa uguale a KP, che conosciamo, per 0,74 diviso 0,13 al quadrato. E quindi da qui possiamo direttamente poi ricavarci la pressione totale. Va bene, quindi anche questo problema lo abbiamo risolto assieme. Spero di essere stato chiaro. Se avete dei dubbi o degli altri problemi, non esitate a scrivermi sia qui su YouTube, nei commenti, come messaggio privato, o sulla pagina Facebook La Chimica per Tutti. Vi ringrazio e vi saluto. Arrivederci.